quello del quale io trasmetterò il messaggio per facilità e velocità di linguaggio, l'entità non è affiatata, non è armonizzata con il mezzo e quindi parleremo nel tanto. L'entità è morta circa 25 anni fa, in uno stato quindi ancora di sofferenza. Si tratta di uno spirito morto in suicidio, quindi vi pregherò di voler seguire con la massima attenzione le sensazioni che questa entità descriverà, le sensazioni intese prima della decisione, durante la decisione, la maturazione del suicidio, durante l'atto materiale, subito dopo le sensazioni che ha ricevuto da spirito. L'entità che comunque desidera mantenere l'incognito, avendo, diciamo, la versione che io sto per darvi valore puramente sperimentale, in senso, diciamo, psicologico. L'entità esordisce col dire di aver avuto una vita molto infelice. A circa 20 anni restai senza genitori, ragion per cui dovetti provvedere a lavorare. I genitori morirono in seguito ad una disgrazia. Essi viaggiavano lungo una strada di campagna su di un calasse che si rovesciò. Perirono l'uno subito con una ferita alla tempia. Mia madre, dice, morì dopo qualche giorno, dopo una lunga agonia. La cosa indubbiamente, ora che rifletto, fu forse la causa dello squilibrio che poi si provocò in me. Da quel giorno non ebbi più pace, poiché ciò che mi inseguiva non era tanto il pensiero della morte di mio padre e di mia madre, quanto un fatto. Io dovevo viaggiare con loro in quel calasse e cominciai a torturarmi. Forse se io l'avessi guidato, perché lo guidava mio padre, io che ero molto più pratico della guida di un calasse e del cavallo, forse non sarebbe avvenuta la disgrazia. Forse avrei potuto portare soccorso più immediato a mia madre, forse avrei potuto evitare la loro morte. Passarono circa 5 o 6 anni, questa tortura cominciò a finire per fortuna, ma aveva lasciato un solco in me profondo. A 28 anni io mi sposai, eravamo io e mia moglie padroni di una terra, eravamo dei coloni, lavoravamo mattina e sera. Una vita piuttosto calma, una vita che sembrava guarirmi dallo stato di malinconia, di torpore, di crisi che mi era pervaso dopo la morte dei miei genitori in modo tragico. Un giorno, ricordo ancora ore, ed ancora mi si tortura il pensiero a quel ricordo, tornei lentamente verso casa dopo una giornata di intenso lavoro nei campi. Era il tempo del raccolto del grano. Ero stanco. Vidi in casa, era di già sera, tardi. La porta è chiusa, la porta che dava sull'aia, a destra vi era un pollaio, rammento. Sì, la cosa mi colpì perché in campagna, specie nell'ora che io dovevo tornare, in genere come tutti i contadini, si usa lasciare la porta aperta. I cani vanno e vengono, lo stesso si dica per le galline, per gli animali da cortile. Vanno e vengono gli animali, in genere spingono la porta se sono chiuse. Forse fu un'intuizione,
forse furono nei pensieri che in seguito alla disgrazia mi sorprendevano, era sempre sospettoso, sospettoso della stessa mia consorte, di tutto quanto mi circondava, sia pure non in modo profondo, perché nulla poi mi aveva colpito in modo tale da far prendere forma ai miei sospetti. Pure la cosa mi produsse una strana sensazione di malessere. Mi avvicinai verso la finestra e vidi infatti che mia moglie parlava con uno sconosciuto, almeno così mi sembrò. Uno sconosciuto che poi riconobbi per un coro vicino. Finsi di niente, entrai, nulla vi era di straordinario, essi parlavano, pure mi sembrò di notare una certa sorpresa in loro nel vedermi. Forse il tempo era passato velocemente, pensai in quel momento. È strano come talvolta nei momenti più difficili si possano pensare certe cose. In quel momento avevo piena lucidità, tanto che la mia mente sorse questo pensiero. Essi sono stati sorpresi, mi aspettavano in un'ora più tarda, il tempo è passato durante il loro discorso, non si sono accorti che si era fatto tardi. Questo fu il primo pensiero, una cosa molto strana, perché in genere un uomo, allorquando è preso da gelosie, la prima cosa riprende violentemente coloro che sono stati, diciamo, i colpevoli, eppure in quel momento mi sorse questa strana constatazione. Lui andò via, io finsi di niente, cenai, andai a letto. Dopo un'ora mia moglie dormiva, io mi alzai ancora una volta, perché già precedentemente lo avevo fatto in quanto non riuscivo a dormire, e scesi giù. Cominciai a sedermi prima su uno sgabello, poi su una sedia fuori, deluso. Questi pensieri cominciarono a giungere alla mia testa. Il primo fu questo: il calesse che si rovesceva, mia madre che moriva, io non potevo portarle aiuto. Cercai di scacciare questo pensiero. Sono passati tanti anni, erano ormai quasi 10 anni. È possibile che ancora mi insegue? Cercai di stringere gli occhi, come si usa fare, per discacciare un pensiero molesto. Nuovamente la mia testa, un calesse che camminava, si rovesceva, e questa volta al posto di mia madre c'era mia moglie. Ancora cercai di discacciare questo pensiero, poi cominciai a prenderci gusto, una specie di sadismo, una specie di furore sadico in me. E continuai nella immaginazione fantastica. Rividi il calesse, il quale camminava, al posto di mia madre vi era mia moglie. E nella mia fantasia io la volevo necessariamente vedere amoreggiare con mio padre. Era un pensiero assurdo, perché né mia madre né mio padre avevano mai conosciuto la mia moglie, né potevo supporre lontanamente, né poteva esistere. Mia moglie abitava molto lontano, la conobbi molto tempo dopo, 8 anni dopo la loro morte, circa. Eppure io provavo un sapore sadico, un piacere sadico nell'immaginare questa scena. Mia moglie, insieme con mio padre, amoreggiavano. Spinsi la mia mente ad immaginare le cose più brutte, le cose più inimmaginabili, più inenarrabili. Poi il calasse si rovesceva, sentivo mia moglie gridare con la voce di mia madre, però, e mio padre morto. Ancora cercai di scacciare questi pensieri che però, questo è importante, li stavo costruendo io, ossia con la mia fantasia cominciavo a provare gusto, a provare piacere, letizie in questa costruzione. Mi sorpresi che ansavo, che sudavo, mi sorpresi che cominciavo a star male. Allora dissi: è ora che io vado a dormire.
non riuscivo a prender sonno. Ritornai sopra, poi mi addormentai. La mattina mi alzai quasi bene. Sembrava che avessi dimenticato tutto. Infatti si può dire che io avevo dimenticato anche il particolare dell'altro colono che aveva parlato con mia moglie. Infatti la mattina il pensiero mio era chiaro, sereno, come se nulla fosse accaduto. Andai nei campi e cominciai a lavorare. Ricordo che avevo dei contadini, si può dire che la mia posizione economica era abbastanza buona. Pure c'era un particolare lavoro, una semina. Volevo curarla da me, anche per distrarmi. Mentre vangavo pian piano la terra, cominciai a pensare. Mia moglie stamattina non mi ha salutato con la stessa solita effusione. Mia moglie stamattina non mi ha guardato con la stessa tenerezza. Mia moglie stamattina non mi ha posto vicino il pane perché io l'inzuppassi nel latte, ma l'ha messo più lontano. Non ha avuto la stessa grazia affettuosa di sempre. Poi discacciai il pensiero, ma sono uno shock. Non è possibile, come faccio a pensare certe cose? Sarà stata una distrazione. Continuai a lavorare un'altra volta il pensiero. Distrazione, non credo. Perché non si è mai distratta in tanto tempo. Perché proprio stamani? Proprio stamani perché ieri sera parlava con quel colono. Allora c'è qualcosa. Allora è vero che il colono amoreggia con mia moglie e che mia moglie è distratta dal colono. Non si ricordate stamane le buone affettuose abitudini di ogni mattina? Poi dissi, ma io sono uno sciocco. Io sto costruendo delle ipotesi fantastiche. Io non ho nessuna prova di questo. Essi parlavano innocentemente. Non è vero niente. Mia moglie mi ha sempre voluto bene. È una donna onesta, è una donna seria. Ma intanto io stesso avevo lanciato, per dir proprio con questa parola, un pericoloso tallo nella mia stessa mente. Perché io necessariamente cercavo la parte peggiore di tutte le ipotesi, non la parte migliore. Ritornai a casa. Mia moglie aveva litigato con qualche vicina, seppi. Quella sera era un po' stanca, un po' nervosa per questo litigio. La mia mente cominciò a pensare. Ecco, e questa è la scusante che trova per non trattarmi con lo stesso affetto. Ora certamente mi verrà a dire di essere nervosa a causa dei vicini, e non sarà vero, lo farà per mascherare la sua mancanza di affetto verso di me. Questo pensavo. E effettivamente quella sera fu un po' strana, un po' fredda. Ma io volevo vedere una causa brutta, volevo vedere la parte peggiore, la mia mente ormai stanca, esacerbata, ormai strana. Vedevo sempre peggio. Poi, una sera, tornai dal lavoro dopo una giornata di intenso rimescolio mentale. Andai a letto e fu la sera in cui poi morì. La nostra camera era al secondo piano. Nel primo piano non c'era alcuno, sebbene vivesse spesso con noi la madre della mia moglie, pure per quel periodo era andata lontano presso altri figliuoli. Erano dei depositi al primo piano. Io avevo preferito
preferito abitare al secondo, che poi era l'ultimo, perché c'era più luce, più aria, più sole. Si stava meglio. La finestra, anzi il balcone, poggiava sull'aria laddove vi era il lusso. Cominciai a pensare. Io di proposito, con lo stesso sadico gusto dell'altra volta, al calesse. Un'altra volta rividi il calesse, sopra vi era mia moglie, con mio padre, il cavallo, il quale si volava e il calesse che si rovesciava. Nella mia mente sorse un pensiero. Ma perché vivi in questo modo di sofferenza? Non hai proprio necessità di vivere. Non è meglio morire? Strano, dissi, io non ho mai pensato una cosa del genere. Cominciai allora di proposito a pensare alla morte. Cominciai a dire, forse è meglio morire. Forse effettivamente se io morissi mi libererei da questi incubi, da queste sofferenze. Forse se io morissi effettivamente vorrei di una pace diversa, starei meglio. 2 ore intensamente pensai a questo continuamente. Forse è meglio morire. Cominciai a stancarmi, ma non avevo sonno. Intorno a me c'era buio assoluto. Pure in quel buio mi sembrava di vedere una danza frenetica, una danza che non era fatta per ora individui pensati, ma una danza fatta dal buio stesso. Era come un vortice, come un mulinello d'aria, ma un mulinello di buio. Dissi a me stesso, in qualche attimo di chiarezza che vi era nella mente, dissi, in questo vortice si potrebbe annegare, in questo vortice si potrebbe morire. Poi un colpo ripreso l'istinto di conservazione, mi alzai in mezzo al letto, la danza era sparita, io affannavo. Dissi, eppure se io morissi così, non sentirei niente. In quel momento la mia mente era fredda, lucida, non era la mente di un folle, era la mente ancora di un uomo normale, in cui però l'istinto di conservazione mi ha fatto alzare in mezzo al letto. Io devo vivere, però pensavo, sono giovane, perché morire? Ma subito ancora pensavo, però la morte non sarebbe dolorosa, sarebbe un attimo, poi starei bene sempre. Ma no, non devo morire, sono giovane, ho da badare a mia moglie. Un'altra volta cominciai a pensare, ma merita mia moglie che io viva? Non potrei ritrovare poi mio padre e mia madre, aiutarli oggi in quanto non li aiutai allora? E nuovamente intorno a me si riformò il vortice, il buio che girava e che formava un fischio assordante dentro il mio cervello. Ma in questo fischio, in questo vortice, sentivo ancora me stesso che si imponeva, devi vivere, sei giovane, devi vivere. Il vortice era forte, la voce era più forte del vortice, il sibilo era potente nella mia mente, ma più potente era la voce, devi vivere, sei giovane, devi vivere. Mi sembrava di riconoscere la voce, allora mi sforzavo e pensavo, ma chi sei, che sei? Ma non lo pensavo con volontà, queste parole, questi pensieri uscivano spontanei. Non capivo. Fortemente ancora la voce, devi vivere, sei giovane. Il mulinello era troppo forte però, sapevo che potevo fermarlo. Sarebbe bastato aprire la finestra, accendere la luce, chiamare mia moglie, bere un sorso di vino, addormentarmi. Potevo farlo, sapevo che avrei potuto farlo. Ma quei pensieri mi attiravano, mi piacevano.
qualcosa di sadico, di terribile era in me. Il buio riprendeva a girare, ma ogni qualvolta pensavo che potevo riaccendere la luce, il mulinello passava, più forte sentivo la voce, devi vivere, sei giovane, e mi sentivo più fresco. Ma io stesso però dicevo, è bello questo mulinello, perché mi dava una sensazione di leggerezza, mi trasportava in alto. Durò questo altre 2 ore, erano circa le 3 di notte ormai. Ero andato a letto verso le 11 prima della mezzanotte. Erano circa le 3 di notte. Il mulinello un'altra volta riprese, perché io pensavo alla morte, nonostante la voce mi dicesse di no. Allora decisi, fu una decisione terribile, sì, voglio provare, voglio vedere cos'è questa morte. Io non posso più vivere in quest'incubo, in questo pensiero del tradimento di mia moglie, in quest'incubo che mi attanaglia da quanto è morto mio padre e mia madre. Io devo vederli, io devo aiutarli, io non mi sento più di vivere così, in questa sofferenza, in questo spasimo. Ad un certo momento sentii del fresco, poco fresco. Ebbi la sensazione di essere fuori il balcone, ma non chiaramente. Sapevo di essere fuori il balcone, ma non mi spiegavo né cercavo di spiegarmi il perché, era la conseguenza logica della decisione presa di morire. Ricordo che, nonostante fuori fosse piuttosto chiaro, c'era la luna, io intorno a me continuavo a vedere il buio, il mulinello fortissimo. Avevo in quel momento scavalcato di già il balcone, mi tenevo per alcuni ferri che vi erano, pure sentivo che vi era il vuoto, ma non mi sottraevo, esso mi attraeva. Pensai ancora che non valeva la pena di vivere, che non valeva la pena di continuare a soffrire così, però contemporaneamente sapevo che potevo riattraversare il balcone e riaddormentarmi. Un paio di minuti prima di spingermi giù, il mulinello riprese fortissimo, un buio terribile intorno a me, ma in quel momento una voce letteralmente squassò il mulinello, una voce terribile ancora. Non devi morire, sei giovane, torna indietro, torna indietro. 2 volte l'udii, ma tutto me stesso mi si opponeva, non potevo, non dovevo. Sentivo che se fossi tornato indietro mi sarei giudicato un vigliacco per tutta la vita. Io non sono un vigliacco, pensavo. Io non ho paura di morire, perché devo tornare indietro? Ricordo nel momento preciso che staccai le mani, udii la voce che mi disse questa parola, sciocco. Non ricordo la sensazione della caduta, ma non l'avvertii, credo che sia lo stesso per tutti coloro che si suicidano in questo modo, precipitandosi da un'altezza. Non si avverte il buio, il vuoto, la velocità della caduta, non si avverte, perché forse un attimo, forse l'altezza era breve, ma io ebbi coscienza precisa, assoluta, chiara di me e di ciò che avevo fatto nel momento dell'urto. Il mulinello non c'era più, non avvertivo più la voce, ma chiaramente vidi l'aria, il balcone aperto, rividi mia moglie. In quel momento preciso,
dopo nel quale farsi conoscenze, il mio pensiero come un sibilo si rese chiaro in me. Perché l'ho fatto? Che sciocco! Nel momento preciso dell'urto, nell'attimo proprio che urtai questo pensiero, sorse in me. Perché l'ho fatto? In quel momento, contemporaneamente a questo pensiero, sentivo il desiderio fortissimo di non averlo voluto fare. Sentivo che non dovevo farlo, sentivo che avevo sbagliato, era un attimo. Si può dire che se si fosse controllato con un orologio, non erano passati neppure due secondi, un secondo forse. Ma il tempo preciso che un corpo può dare il rimbalzare in questo momento preciso, io ebbi la sensazione netta di aver sbagliato. In quel momento io mi pentii, avrei voluto ritrovarmi nel mio mat, avrei voluto non aver mai attraversato la stanza e spingermi oltre il balcone. Questo fu un attimo, nessun dolore fisico, l'urto fu violentissimo, ma non avvertì un dolore, perché si può dire che in un secondo il dolore forse non fece neppure in tempo a trasmettersi in tutto il corpo. Persi conoscenza in un boato che avvertì, forse l'urto, la testa che picchiai, forse fu la sensazione della perdita di conoscenza, ma avvertì un boato e un sibilo prolungato che lentamente svaniva, come io sentivo di svanire. Infatti non avvertì più niente, nel modo più assoluto. Secondo il tempo dal quale io morì, perché morì, erano passate circa 30 ore. Ebbi la sensazione, in tutto questo tempo non ebbi alcuna sensazione. Ripresi quindi le mie sensazioni dopo 30 ore. Sentii un boato. Contemporaneamente al boato riebbi la sensazione di me stesso. Un sibilo fortissimo. E mi trovai accanto ad un corpo del quale riconobbi le mie sembianze, quelle che avevo visto tante volte nello specchio. Dissi a me stesso, questo sono io, sono morto. Non avevo ancora dolore, niente. Vidi mia moglie che piangeva desolatamente. Il corpo era stato tenuto a disposizione delle autorità, era su marmo freddo. Piangevano altri parenti, congiunti, amici. Il mio corpo era stato conservato con alcune sostanze. Avvertì una certa pena verso mia moglie, ma non mi ero reso conto però del come era morto. Non mi posi l'interrogativo, poi seppi che l'avevano fatto apposta altri spiriti superiori per evitare alcune reazioni sgradevoli. Ad un certo momento nella camera mortuaria entrò un uomo che io riconobbi, era quel colono che io avevo visto con mia moglie. Ricordo esattamente nel momento preciso che io lo vidi, il desiderio fortissimo di scagliarmi contro di lui
e sapevo perché sentivo di avere ancora le mani, di avere ancora il corpo astrale, poi mi riconobbi, sentivo che gli avrei conficcato un dito nel cuore per ucciderlo. Mi dissero poi che se l'avessi fatto lo avrei ucciso, avrei potuto provocargli una paralisi cardiaca. L'uomo era anche sofferente di cuore, magneticamente, avrei potuto provocargli la morte, un collasso. Ricordo che mi precipitei con forza verso di lui, col dito puntato in direzione del cuore. Giunto in termini di spazio a mezzo metro da lui, sentivo che urtavo contro una parete di acciaio che si era posta fra me e lui. Dopo mi sono reso conto che era lo spirito guida di quel colono che era intervenuto prontamente, frapponendo una forza spirituale e magnetica fra me e lui, onde evitare questo. Sentivo che ero urtato contro qualcosa che mi dava un gran dolore, che non era fisico, ma era magnetico. Allora riflettei attentamente, guardai più profondamente il colono e mia moglie e vidi, senza averne la distinzione, vidi perché era uno spirito, dopo poi ho ragionato, vidi che erano innocenti. Allora mi guardai intorno smarrito, mi guardai intorno confuso, vedevo ancora il mio corpo, vedevo il colono e mia moglie che sfumavano come in una nebbia. Allora sentimmi ancora un pensiero di follie. Sono morto ucciso, mi sono suicidato, cosa ho fatto? Sentivo in me uno spasimo acuto, sentivo il mio spirito fremere, risentì un'altra volta un vortice di buio, un vortice che era però più terribile, una morsa d'acciaio che mi serrava la gola, perché ancora avvertivo il corpo astrale, sensazioni che erano ancora piuttosto umane, che mi serrava fortemente la gola. Mi sono ucciso, sono morto, suicide, ho sospettato mia moglie qui innocente, sono stato un pazzo, un pazzo. La parola pazzo nella mia mente di spirito si è ripetuta martellante per un periodo che equivale almeno a 30 giorni terrestri, continuamente martellante, pazzo. Poi contemporaneamente, dopo circa 30 giorni, secondo il vostro tempo, vidi qualcosa nel buio che avanzava. Si fermava diritto, lontana da me, formando un corridoio di luce fra me e lui. E sentii una voce. Perché l'hai fatto? Perché? Potevi accendere la luce e salvarti, allontanare il pensiero, molesto. Potevi ritornare sul balcone una volta scavalcatolo, nei campi. Perché pensavi di queste cose? Perché non chiedesti a tua moglie chiarimento? Perché non interrogasti il colono? Perché non avesti più fiducia in te stesso e negli altri? Perché non ti rifugiasti nella preghiera? Perché non pensasti a Dio? Perché? Ero smarrito. Non sapevo cosa pensare, ma riconoscevo quella voce. Era la stessa che mi aveva detto: non devi morire, sei giovane, ritorna indietro. La stessa voce che mi aveva inseguito nel momento di sconforto per aiutarmi. Chi sei? Dissi. Sentivo però che era il mio spirito guida
colui che negli ultimi momenti voleva che io tornassi indietro, lo riconobbi, e sentivo come una forza misteriosa che mi spingeva ai suoi ginocchi, in una terribile angoscia per chiedergli perdono. Sentivo che avevo fatto male e volevo proiettarmi verso la sua luce, e correvo all'impazzata in questo buio tremendo. Era la visione spirituale, correvo come un folle verso di lui, e lui si allontanava. E io correvo sempre, correvo e lui si allontanava. Era una fuga mentale. Era una rincorsa verso l'ignoto, verso il perdono, la ricerca di una pace che invece era sostituita dal martellante, incessante pensiero della follia. Quanto tempo durò questo? Riconobbi poi che il mio spirito guida era andato via. La luce era rimasta come simbolo, aveva fatta rimanere. Io l'inseguivo e non inseguivo nessuno. Non c'era nessuno. Secondo il tempo umano, passarono 5 mesi di questa rincorsa terribile, in cui io non pensavo niente che fosse terreno, ma inseguivo soltanto il mio spirito guida per chiedergli perdono. Dopo 5 mesi circa del vostro tempo, in questa luce che era davanti a me e che io inseguivo, vidi avanzarsi nuovamente il mio spirito guida. Nuovamente io presi una rincorsa, poi mi accorsi che non era una rincorsa, era il mio pensiero che cavalcava verso di lui, che incessantemente si muoveva come un'onda di mare. Questa volta lo spirito non andò via. Mi trovavo quasi ai suoi ginocchi. Immaginavo, volevo essere ai suoi ginocchi. Sentivo che dovevo essere ai suoi ginocchi. E lo guardai. Era una luce, la quale mi volse le spalle. Questa visione astrale era di un tipo ancora quasi terreno. Sentivo che guardava in alto, ed in alto io guardai, e sentii allora per un attimo dentro di me un senso di pace mistica. Avvertivo come un coro d'angeli, avvertivo una voce dolce e possente. Il mio pensiero allora pensava a Dio, incessantemente Dio. Sapevo che questa voce era Dio, sentivo che era Dio, ma io non vedevo nulla, sentivo. Allora lo spirito guida mi disse: a Dio pensa e a ciò che hai fatto. Si dileguò nuovamente ed io restai solo, solo pensando a Dio, a quella voce buona che io avevo offeso, a quella voce che non avevo voluto pensare allor quando dovevo pensarla, a quel Dio nel quale se io mi fossi rifugiato non sarei morto se avessi avuto fede in lui. Questo io pensavo, che una sofferenza nuova venne dentro di me. Perché non ho amato Dio? Perché non l'ho pensato? Perché non mi sono rifugiato in lui? Sarei salvo, non avrei sofferto, non soffrirei per lungo tempo questo dolore, questa sofferenza. Poi mi dissero: adesso avvicinati verso la terra. E mi fecero avvicinare e rividi allora i miei cari. E sentivo allora uno struggimento, un pentimento. Vorrei essere con loro, pensavo. Vorrei non essere morto, potrei vivere felicemente. Bene, strano, in tutto quel tempo non avevo pensato più né a mia madre né a mio padre. Fu soltanto dopo circa 20 anni, da poco tempo, che io li ho rivisti.
in tutto questo tempo non hanno voluto, ma io non li ho desiderati. Mi han detto poi che questa è stata una forma di giustizia. Mi han detto che se io avessi visto mio padre e mia madre da spirito, la mia sofferenza sarebbe aumentata almeno del doppio. Non hanno voluto darmele perché si è tenuto conto che non era perfettamente normale e che non era stata colpa mia l'incidente del crash, che è un po' alterata la mia mente. Di questo si è tenuto conto nella prima fase della sofferenza, allorquanto io non ero nella possibilità di produrmi l'autosofferenza che poi mi produssi allorquando capii che avrei potuto salvarmi pensando a Dio e capivo di avere offeso la legge di Dio. Nei primi tempi la sofferenza mi fu imposta perché io l'intendessi, ma sarebbe stata certamente la sofferenza che io avrei sentito anche qualora l'avessi fatta manifestare spontaneamente in me stesso. Oggi soffro ancora. Ancora passerà qualche anno forse, ma oggi sono indubbiamente più calmo ed oggi riflettendo dico a me stesso ed agli altri: nel momento supremo in cui si avverte il desiderio di farla finita con la vita, c'è sempre un momento in cui si ha la possibilità di salvarsi. Anche nei momenti più terribili, anche negli attimi più oscuri, c'è sempre un lampo di luce che cerca di portare aiuto. Molte volte questo aiuto si rifiuta liberamente, ma vi sono sempre circostanze che permetterebbero di salvarsi. La sofferenza del suicida, almeno del tipo, nelle esperienze come io le ho fatte, sono forti, sono terribili, sono sofferenze che non hanno niente di umano, sono indescrivibili. Il desiderio della luce è come la sensazione di colui che ha sempre parlato, a un certo momento si accorge di essere muto e vuole parlare e compie uno sforzo, come colui che ha sempre visto e diventa cieco e vuole vedere e si stropiccia gli occhi e li apre, li sbarra nel buio tetro e non vede niente. È terribile. La speranza è la certezza che la sofferenza finirà. Ed allora quante altre cose vi saranno da fare per recuperare il tempo perduto? Quante cose! La sofferenza aumenta anche perché sopra di sé si prende il dolore che gli altri hanno sofferto e tutti i danni che eventualmente il proprio suicidio comporta agli altri. Per fortuna mia moglie poté vivere bene e vive bene, ma se essa fosse rimasta in miseria io dovrei rispondere anche di questo. Le conseguenze del mio suicidio oggi sarebbero mie sofferenze se fossero state conseguenze terribili, così come se le conseguenze del mio suicidio però fossero buone per i restanti, esse non mi tornerebbero a vantaggio, per una ragione semplicissima, è che esse non furono prevedute, non vi fu intenzione altruistiche e quindi esse non tornano
alle mire sofferenze. Questa è comunque la conversazione, diciamo, tenuta da questa entità. E qui finisce la sua storia.